Sono di un contento, non ve lo immaginate, scuola finita, ora fino ad ottobre non devo più sentirne parlare. C'è il sole e il vecchio Dolf funziona meglio di quanto abbia mai funzionato. E il video di oggi è tutto dedicato a lui, al vecchio Dolf, vecchio Kimli, chiamatelo come volete, Rodolfo anche, non è una cattiva idea. E perché è dedicato a lui? Non ce l'ho già fatto un video? Beh, sì, però ho pensato, non lo conoscevo molto bene, scusate se suona molto brutto quello che sto dicendo, però non conoscevo molto bene questa moto quando ho fatto quel video. Era semplicemente un test ride barra prime impressioni, dato che non l'ho guidato così spesso, anzi l'avevo praticamente appena comprato. E adesso sono passati circa 6 mesi. Su per giù, non mi ricordo bene. Questa marcia è un po' troppo lunga, ma vabbè. Minchia bel Porsche. Auto tedesca voluta da Hitler. No, in realtà no, quello era il maggiolino. O il carro Tiger, dipende. Adesso che ci ho vissuto per 6 mesi circa, forse un po' di più, forse un po' di meno, di preciso non mi ricordo, penso di poter dire un po' più cose riguardanti questa moto, ecco. E soprattutto se la consiglio ancora, dato che magari alcune cose vengono a scoprirsi con il tempo, ecco. Questa strada è molto stretta, devo fare un po' attenzione, soprattutto qui. Però guardate che bel panorama, mi piace un casino questo posto. Vespino, sta a tua parte. Allora, c'è da dire una cosa però. Da quando l'ho presa e da quando ho fatto quel video ci sono stati alcuni cambiamenti. Ovvero, mi lamentavo che era lento, nel senso mancava la quinta marcia. E ho anche detto qualcosa riguardante i rapporti, se non sbaglio, dato che ho scoperto che erano più corti rispetto all'originale. Originariamente questa moto dovrebbe avere un pignone da 15 e una corona da 45 o 47, non mi ricordo bene. Adesso la corona è quella giusta, e lo era anche prima, però il pignone era da 13, quindi i rapporti erano molto più corti, era molto più scorbutico ed era molto più lento. Non che adesso sia veloce, però comunque rimane divertente e il motore rimane un po' più tranquillo sulle percorrenze un po' più lunghe, sui tratti rettilinei senza troppe curve. Non è una moto con cui puoi farti da qui a Capo Nord in meno di una settimana, chiaramente, anche perché ci sono i limiti di velocità e le autobahn non arrivano fin là sopra. Però mi verrebbe da dire che mi accontento, però fa suonare questa moto come non abbastanza. Insomma, non è troppo veloce, ed è un bene, ma non è nemmeno troppo lento. Di sicuro è già meglio della mia caffettiera, per le percorrenze un po' più lunghe intendo. Per strade come questa la caffettiera penso sia molto meglio, dato che è molto più divertente, molto più leggera. E rischio di farmi molto meno male, o comunque rischio meno di farmi male. Se vado giù per il fosso, vado giù per il fosso sia con questa sia con quella. Però comunque con la caffettiera lo vedo un po' più difficile. Altro argomento riguardante lo schiantarsi, i freni di questa bellissima moto. Mi lamentavo che non frenava niente davanti. Perfetto, ho cambiato le pastiglie. La cosa che non mi spiego però è che, allora, le ho cambiate sia davanti sia dietro, come dovrebbe essere giusto. Davanti le pastiglie erano delle Brembo, non so se erano sinterizzate, semi oppure organiche. Però erano praticamente nuove e la moto non frenava. Le pastiglie dietro erano praticamente al metallo e frenava da Dio. Adesso la frenata è un po' più omogenea, ecco. Davanti frena un po' di più, dietro frena un po' di meno. E secondo me è un buon compromesso, dato che dietro comunque frena, perché se gli dai una bella pedata frena e tende anche ad inchiodare certe volte. La manovrabilità di questa moto è fantastica. Questa moto è un giocattolo. Pesa relativamente poco, come penso di aver già detto, sui 160 kg. E poi il fatto che ha delle gomme così sottili, sia davanti sia dietro. O meglio, il davanti, anche un Africa Twin 1200, no, cazzo dico, Africa Twin 1000 ha davanti un 90-90, con il cerchio da 21 ovviamente. E al posteriore questa moto mi pare abbia un 120 o un 130. Per farvi capire, il K125 di Samuel al posteriore ha un 130. E prima che montasse la gomma da estremo aveva un 140. Quindi questa moto è molto agile per quello che è. Guardate che bello. Si andrà di là, si andrà di là, ve lo prometto, quest'estate si andrà di là. E adesso mi verrebbe da parlare del motore. Riconfermo quello che ho detto. È un motore veramente elastico, veramente flessibile, veramente versatile. È un motore della Madonna, sembra di guidare un bicilindrico. Lo dico perché un bicilindrico l'ho guidato, non pensate che non sappia di cosa sto parlando.
Oddio, ho guidato un KLE 500 Kawasaki andando per scuola guida e ho amato quella moto, sembrava di stare insieme ad un vecchio amico ritrovato da tempo. E questa moto è praticamente lo stesso, con la differenza che la trovo un po' più leggera e con un po' più di coppia in realtà, con un po' più di coppia ai bassi e che non gira tanto in alto rispetto a quella, anche perché il KLE aveva il limitatore, se non sbaglio, o meglio, il contagiri arrivava fino a 12.000, questo a 8. Però comunque lungo tutto l'arco di rotazione del motore la coppia è costante, non sembra voler morire ad esempio passati i 6.000 giri, tira bene anche fino a 7.000, poi dai 7.000 inizia un po' a morire, ma tutti i motori, tranne i Wankel, arrivati ad un certo punto non tirano più. Ah, che benessere. E oggi pensavo anche, scusate se ho la voce un po' rauca, però dando la maturità ho ancora un po' mal di gola. Oggi si va a fare un bel pezzetto in fuoristrada che tutte le volte che lo faccio c'è la nebbia o piove. Per cui se ci sarà la nebbia anche oggi, cosa che spero non accada, perdonatemi, però è una strada veramente molto bella. Si arriva in cima che poi si scollina per andare a View, però preferirei non andare a View dato che sono penso le 4 e mezza o le 5 e devo anche essere a casa ad un'ora decente. Quindi si tornerà indietro di qua, ma penso che chiuderò il video prima. Dove cazzo vai? Mi pare si debba salire di qui. Esatto. E l'ho mancata come al solito. Nessuno guardi quella cosa brutta che sto per fare. Ok, potete capire che c'è il tratto in fuoristrada carino carino. E tra l'altro quella moto là, la seconda, il Tenere 660, era una delle mie scelte, anziché il Dominator, o meglio, una tra le scelte, compreso il Dominator, però purtroppo non ne ho trovata nessuna, ma mi sarebbe molto piaciuto provarla. Forse un giorno o l'altro se ne troverò una da provare, magari quando sarò abbastanza grande da poter richiedere dei test ride. Ah, tra l'altro, siamo arrivati quasi a 100 iscritti, per cui io vi dico dal mio cuore un enorme grazie. E tra l'altro, vedo che molti che guardano i miei video regolarmente non sono iscritti, quindi fatemi il favore, premete il pulsantone rosso. Poi potete anche dimenticarvene, però a me piace vedere il numerino che sale. Perfetto. Andiamo a fare un po' di casino. Comunque mi sa che la nebbia oggi non c'è. Non so voi. Adesso inizia il divertimento. Sempre se. Ma tutti da una parte no? Mannaggia, non si può dire certe cose. Devo mettere un nuovo paracalore allo scarico perché questo vibra da bestia. Ma comunque, il tratto in fuoristrada, perché il tratto in fuoristrada? Perché secondo me chi si compra un Dominator e non lo porta in fuoristrada sta sbagliando qualcosa. Forse non sta sbagliando tantissimo, però si sta perdendo veramente un'esperienza fantastica. Ah, attenzione. L'ho messo in prima, non dovevo. Guardate che bello. È la prima volta che c'è un tempo così bello qua sopra di tutte le volte che sono venuto. Scusate se ansimero un po', però come ho già detto, ho dato la maturità e ho passato le ultime 2 settimane a studiare, quindi non sono più molto in forma. Ma per nulla, cioè nemmeno per respirare. Oh Gesù. Come si comporta il Dominator in fuoristrada? Potrebbe avere delle sospensioni migliori, che non vanno a pacco ad ogni salto. Potrebbe essere un po' più leggero. Potrebbe essere un'impostazione un po' più fuoristradistica. Potresti stare un po' più dalla tua parte. Mi interessa? No, veramente no. Perché è talmente intuitivo, talmente versatile, a mio parere, che certi difetti non si dovrebbero nemmeno calcolare. Per quello che è fantastico. E che cos'è, direte voi? Veramente un ottimo compagno di viaggio. Oh, traversino. Se devo dirvi la verità, io non avevo intenzione di fare questo video per parlare del Dominator, ma soltanto per questa bella strada. Tra l'altro il motore riprende da Dio,
e ci crede, un grosso mono. Però guardate che bello. Come ho già detto, ci sarà molto più di questo quest'estate. Fidatevi di me. Dominator, caffettiera, cerco. E tra l'altro, ditemi una cosa, l'inquadratura così com'è, vi piace? Oppure preferireste un'inquadratura dove si vede meglio quello che vedo io qui sul muso? Fatemelo sapere, magari io metto un sondaggio se riesco a farlo, oppure semplicemente scrivetemelo nei commenti. Però come va? Come va su bene? È un po' rumoroso, non tanto il motore quanto tutta la plastica che sbatte e le varie vibrazioni. Però è fantastico, ragazzi, è forse una delle moto più versatili che si possano avere. E se la gioca col Kawasaki Versys 300. Mucche! Guarda che belli GS! GS 1200, ci sono anche gli 850, che carini! Nessun 310. Ragazzi, con questo bellissimo scorcio, io penso che terminerò questo video e continuerò il giro da solo. Mi pare che si debba salire. Vabbè, allora... vabbè, lo faccio lo stesso. Sì, 1950. Ricordavo fosse più in alto. Vabbè, però che bello. Non so quante volte l'ho detto, forse troppe, però è davvero bello, davvero un bel luogo la Valsusa. Avrò gli oreo frantumati, ma vabbè, non mi interessa. Ragazzi, in conclusione di questo video un po' inutile, ma vabbè, non importa, a me è piaciuto farlo e l'importante è quello. Dovreste comprarvi un Honda Dominator per la vostra patente A2 o anche A3? Magari volete una moto con cui viaggiare il mondo, magari volete una moto con cui divertirvi. Magari volete una moto per tutte, one for all, come direbbe un certo Broccolo. Dovreste comprarvi il Dominator? Sì, sì, compratevelo, non ve ne pentirete. Minchia, mi sono impennato un attimo. A tal proposito, non ve ne pentirete. Ma ragazzi, io vi saluto. Buone vacanze, buona vita. Buono tutto. Bella.